Tommaso è molto conosciuto l'Apostolo, soprattutto per questo brano del Vangelo, dell'invito da parte di Gesù che gli fa toccare con il dito le sue briache nelle mani e con la mano il suo fianco squarciato. Però c'è un altro episodio del Vangelo di San Giovanni molto interessante, che meglio ci fa vedere la personalità di Tommaso. E cioè, quando Gesù parlava ai suoi discepoli durante l'ultima cena, Tommaso chiede a Gesù: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via, perché noi, diciamo adesso, con quello che sappiamo dal Vangelo, con tutta la storia della Chiesa, siamo coscienti del trionfo di Gesù, della sua risurrezione, delle vicende che riguardano la vita della Chiesa. Ma mettiamoci nel cuore di un manipolo di discepoli che avvertivano per aria tutto il sistema di congiure che si andavano costruendo nei confronti di Gesù. Mi viene da pensare al clima terribile che si creò prima della morte di padre Pino Puglisi. A Brancaccio tutti erano convinti che prima o poi sarebbe successo qualcosa. Pensate che proprio l'ultima domenica che lui celebrò la messa in un locale attivo alla chiesa, perché la chiesa era inagibile, si presentarono poche persone, perché già tutti sapevano che era stata decisa la sua morte. Ora, gli apostoli che andarono dietro a Gesù lo percepivano che si tramava qualcosa di terribile contro di lui. Tant'è vero che fu lo stesso Tommaso che, quando Gesù decise di andare a Gerusalemme, c'era un po' di incertezza all'interno del gruppo degli apostoli, e fu Tommaso a dire, facendo coraggio agli altri: andiamo e moriamo con lui. Andarono, ebbe uno sprazzo di coraggio, anche se poi sappiamo bene che, come gli altri, al momento del pericolo Tommaso ebbe a fuggire. E mentre Gesù veniva crocifisso ed era sepolto, lui dov'era? Accanto a Gesù, come Maria, come Maria di Cleofa, come Maria Maddalena, come un discepolo amato? No, erano intanati all'interno di una casa che avevano paura di essere uccisi. Lo dico perché molte volte noi crediamo che i santi sono, come dire, perfetti sin dalla nascita. Invece no, i santi per diventare perfetti hanno percorso un cammino, sono stati anche loro manchevoli, imperfetti, a volte anche peccatori. E quindi c'era questo clima durante l'ultima cena, quindi non sapevano dove Gesù andava, quale sarebbe stata la sua sorte, che tipo di esperienze avrebbero insieme fatto con lui. Per cui la domanda: noi, se non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Dobbiamo essere grati a San Tommaso per questa domanda, che diede la
possibilità e l'occasione da parte di Gesù di dire una cosa stupenda sulla sua personalità. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cosa significa io sono la via? Significa che chi vuole sapere come si deve comportare nella vita, molto spesso noi siamo un po' ipocriti, perché diciamo io non so cosa fare, non so cosa decidere, non so che farne della mia vita, non so se scegliere una strada oppure un'altra, però se ci rivolgiamo al Signore e chiediamo al Signore cosa fare, cosa vuoi da me che io faccia, il Signore ce lo dice, ce lo rivela, che Lui è la via. Ci rivolgiamo a Lui e sappiamo cosa fare. È la verità. Avete l'impressione quando a volte vi vedete la televisione e ci sono dibattiti su dibattiti, cose su cose, eventi su eventi, opinioni su opinioni, idee su idee. Ognuno che parla sembra che abbia ragione lui. E uno è costretto a dire, ma dove sta la verità? Con Gesù questo non è possibile. Non possiamo dire dietro quello che Gesù ci insegna nel Vangelo, ma vero è quello che dice lui. Ma è possibile che sia così? Perché Gesù è la verità. Tutto ciò che esce dalle sue labbra è oro purissimo. I comandi del Signore, dice il Salmo 119, sono limpidi, danno luce agli occhi. Ecco perché in Gesù abbiamo, come dire, la verità. E poi ci dice qualcosa di più importante ancora. Io sono la vita. La vita significa il fondamento della felicità. Quando gli innamorati, speriamo che se lo dicano con tutto il cuore, si dicono tu sei la mia vita o vita mia, se lo dicono con tutto il cuore, evidentemente significa che l'altro è qualcuno senza del quale non si sa vivere o comunque non si può vivere felici. Quando è sincero il discorso, che l'altra sera mi sono visto un film che c'era un uomo laureato, un uomo di affari, ricchissimo, con una moglie molto bella, molto intelligente, che gli credeva ciecamente. Poi questa donna scoprì che suo marito, che quando era a casa la riempiva di parole belle e dolci, amore mio, vita mia, e frasi del genere, scoprì che invece aveva, come amante alla segretaria, aveva fatto una figlia con la segretaria che lo chiamava papà. È crollato. Quindi non è che questione di dirlo al Signore, tu sei la vita. Bisogna considerarlo tale. Bisogna vivere proprio sapendo che Lui è la vita e che senza di Lui noi siamo niente. Distrutti, polvere. Speriamo che l'esempio degli apostoli, che sono stati anche martiri, le feste degli apostoli hanno come caratteristiche il colore rosso, che la tradizione ci dice che morirono tutti i martiri, non si sa come. Abbiamo una delle pene più grandi che fanno parte della vita della Chiesa, che degli apostoli non abbiamo quasi notizie. Piccole, rare e a volte anche evanescenti tradizioni.
di San Tommaso si dice per esempio che abbia evangelizzato l'India. C'è una distanza enorme tra Palestina, da dove lui partì dopo l'anno 50 fino all'India. C'è una tradizione. E c'è un gruppo di cristiani proprio in India, nella parte, diciamo così, più occidentale, che si chiamano i cristiani di San Tommaso. Abbiamo questa tradizione, ma il suo martirio è pure avvolto un po' nel mistero, quasi quasi nella leggenda. Però, ecco, c'è questa tradizione degli apostoli morti tutti, martiri, immolati come degli agnelli, così come Gesù è stato l'agnello immolato.